Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effata», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Ben ritrovati carissimi amici, pace e bene a tutti. La 23esima domenica del tempo ordinario ci fa riflettere su temi importanti come la speranza, la fede, la liberazione. La prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, ci offre subito una chiave di lettura di tutta la struttura della liturgia della parola. Dite agli smarriti di cuore, ascolteremo. Coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio. Giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Isaia infonde speranza nel popolo perché presto ciò che aspettano si compirà. La loro speranza non è vana, la loro liberazione è vicina. Ed è proprio di liberazione che ci parla il prodigio compiuto da Gesù e che ascolteremo nel Vangelo di questa domenica. Gesù guarisce un sordo muto. Lo prese in disparte, ascolteremo, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effata», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Gesù interviene nella vita di quest'uomo, lo libera dalla sua infermità, gli conferisce una vita nuova. C'è tutto un rituale che Gesù compie e che in forma sacramentale noi vediamo ripetere dal sacerdote quando nel rito del battesimo arriva il momento dell'effatà. Apriti. Il sacerdote tocca le orecchie e la bocca del bambino dicendo le parole: «Il Signore che fece udire i sordi e parlare i muti ti conceda di ascoltare presto la sua parola, di professare la sua fede all'ode e gloria di Dio Padre». Siamo allora sin dal battesimo anche noi liberati e abilitati a professare la nostra fede in Cristo Gesù. Dobbiamo in forza di tale sacramento essere attenti e vigili per sentire in ogni momento della nostra vita la forza liberante di quella parola che Gesù ha pronunciato al sordomuto: «Effatà, apriti». Sentiamo rivolte a noi oggi le parole di Gesù, a noi come singoli credenti, a noi come comunità dei credenti. La liturgia di questa domenica ci invita a lasciarci toccare dalla grazia di Cristo perché le nostre orecchie ascoltino la sua parola e le nostre lingue si sciolgano in canti di gioia. La speranza tanto attesa è compiuta, la salvezza desiderata è già qui in mezzo a noi. Sia questa l'esperienza piena e liberante della nostra fede in Cristo Gesù. Pace e bene e buona domenica a tutti.